Lenovo IFA di Berlino 2017 ha presentato il nuovo Motorola X4, attesissimo smartphone di Motorola e Lenovo che finalmente riporta in auge la gamma X presentando questo nuovo dispositivo da 399 euro che arriverà nel corso delle prossime settimane anche sul mercato italiano, che ricalca un po' le linee ormai di tutti i Motorola presentati negli ultimi mesi, ma con qualche particolarità. Iniziamo dalla parte posteriore, dove non c'è la compatibilità dei moduli nella parte inferiore come quelli di Moto Z, ma stavolta appunto troviamo uno smartphone molto più semplice, vetro nella parte posteriore e soprattutto una scocca ovviamente non rimuovibile. Qui c'è la doppia fotocamera 12 più 8 megapixel che vi spiegherò fra poco a che cosa serve, e soprattutto abbiamo un frame in alluminio con i vari pulsanti sul lato destro, e nella parte frontale troviamo il sensore fingerprint che funge anche da sensore per le varie gesture per navigare all'interno del telefono. Display da 5,2 pollici con risoluzione Full HD, buono il pannello, devo dire un ottimo livello di luminosità che possiamo provare, ma soprattutto abbiamo una costruzione completamente waterproof che ci permette con la certificazione IP68 di immergere il telefono e di non rischiare di danneggiarlo. Come vedete è come sempre presente Android praticamente stock all'interno di questo dispositivo, qualche piccolissima personalizzazione, l'ultima versione è quella preinstallata, non è Oreo ma Nougat. Ad esempio nelle impostazioni troviamo questo nuovo settaggio che permette di collegare più dispositivi Bluetooth contemporaneamente per poter ascoltare l'audio da due paia di cuffie oppure da due speaker magari in sincronia e da installare in vari ambienti della casa. Che cosa comporta l'implementazione di due fotocamere all'interno di questo dispositivo? Innanzitutto abbiamo l'opportunità di avere un angolo ristretto, un angolo un pochino più ampio con i due moduli, oppure dato che i due moduli sono uno bianco e nero e uno a colori, possiamo anche andare a effettuare la classica modalità Huawei per le foto in bianco e nero, ma non solo, c'è anche l'opportunità di scannerizzare l'ambiente, in questo caso soltanto non viene trovato niente, per andare a vedere che cosa c'è nella scena e quindi fare un riconoscimento automatico. Ovviamente la doppia fotocamera permette anche di avere degli effetti di profondità e quindi sembra quasi che qui Motorola e Lenovo abbiano fatto un'ottima implementazione della doppia fotocamera, andando a inserire tutte le varie modalità che sono state appunto messe dai competitor nel corso degli ultimi mesi. Snapdragon 630, 3 o 4 GB di memoria RAM, 32 o 64 GB di storage espandibili tramite micro SD e soprattutto batteria da 3000 mAh che dovrebbe assicurare una buona durata. C'è il jack audio nella parte inferiore con la porta Type-C per la ricarica, non c'è la ricarica wireless. Come vi ho detto all'inizio, 399 euro per questo nuovo smartphone di Motorola e Lenovo, uno smartphone molto interessante che arriverà sul mercato italiano fra qualche settimana. Un saluto al prossimo video per il blog.com, Andrea Ricci.